Cinema più teatro più fiction. È la somma che fa il totale. Somma come Sebastiano Somma. Un talento senza confini. Chi non detta sospetti. Lasciatelo un attimo. Non siamo certo nati ieri. Che carino, grazie. Possiamo dire che Sebastiano Somma è un artista a tutto tondo e per dirlo abbiamo ricordato solo alcuni dei suoi lavori. Ma ci sarà un momento che ha caratterizzato la sua carriera? Sono diversi, ogni periodo della mia vita ha segnato il percorso, un percorso, perché sono vari i registi con cui ho lavorato, a cominciare da Enzo Trapani, dal grande Enzo Trapani, da Gerardo D'Andrea, Luigi Perelli e poi tanta televisione. Certo, interpretare tanti personaggi, tutti diversi tra di loro, non deve essere affatto facile. Ma è vero che per farlo bisogna cercare prima di entrare nel ruolo? E come si fa? Come nasce un personaggio? Il personaggio nasce con un'attenta lettura, soprattutto l'incontro con il regista, e quindi di cercare di approfondire quello che l'autore voleva dire. Anche quando leggiamo una poesia, no? È importante approfondire quello che stiamo leggendo, quindi noi attori facciamo questo tipo di percorso. Sebastiano Somma nasce sulle tavole teatrali, poi passa al ciak del cinema. Ma cosa preferisce, il cinema o il teatro? Il teatro rimane sempre al primo posto in assoluto. Io ho cominciato con il teatro, sono fiero di continuare a fare teatro. E sempre la cosa più importante sono sempre le storie. Mucco Pallino. Un grande abbraccio a tutti voi ragazzi, divertitevi, soprattutto quando, se volete fare l'attore, la cosa più importante è crederci. Ciao.